un fiume di ricordi. Ridotte le indennità. Dimensionamento scolastico. 7 giorni in consiglio. In apertura della seduta del 4 novembre, il Consiglio regionale ha commemorato le vittime dell'alluvione che 20 anni fa ha colpito il Piemonte. L'Assemblea ha poi approvato la proposta di deliberazione sul dimensionamento scolastico e, dopo un ampio dibattito cui hanno partecipato tutti i gruppi consiliari, la legge che riduce del 10% le indennità dei consiglieri. Nel pomeriggio, dopo le votazioni su alcune nomine, l'assessore alle attività produttive ha svolto un'informativa sui finanziamenti alle aziende ubicate in territori interessati dai grandi cantieri e poi il Consiglio ha iniziato l'esame del rendiconto 2013. In evidenza. Un minuto di silenzio in Consiglio regionale per ricordare le 70 vittime dell'evento alluvionale che 20 anni fa colpì il Piemonte, coinvolgendo 780 comuni delle province di Cuneo, Asti e Alessandria, oltre che del Torinese e del Biellese. La commemorazione è stata preceduta dal discorso del Presidente del Consiglio regionale che ha ripercorso quei tragici eventi. Abbiamo commemorato i 20 anni dell'alluvione che ha toccato la nostra regione Piemonte. In questi anni la politica piemontese si è interessata per curare il corpo malato della nostra regione, quello che ci dà un minimo di sollievo che la regione è avanti con i mezzi che riescono ad anticipare quelle che sono le condizioni meteo, e proprio in questi giorni c'è un sistema di allerta pronto per tutelare i cittadini preoccupati chiaramente degli eventi meteorologici. Nell'occasione è stata esposta nell'androne di Palazzo Lascaris una mostra fotografica con le immagini della tragedia. In primo piano. Parte dal mese di novembre il taglio del 10% alle indennità dei consiglieri, è quanto stabilito dalla proposta dell'Ufficio di Presidenza approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 4 novembre. Parere favorevole anche a un ordine del giorno che impegna i presidenti di Giunta e Consiglio perché venga adottata, prima della ipotizzata modifica della Costituzione, la ridefinizione degli emolumenti dei consiglieri nel limite di quelli attribuiti ai sindaci dei comuni capoluogo di regione. L'Assemblea regionale ha approvato a maggioranza il 4 novembre la proposta di delibera con gli atti di indirizzo e la definizione del piano regionale di dimensionamento delle autonomie scolastiche per l'anno 2015-2016. Il documento privilegia gli accorpamenti delle scuole per raggiungere la media regionale di 950 alunni per istituto. Allora, abbiamo adottato il nuovo piano di dimensionamento scolastico che mantiene e introduce elementi di flessibilità e una media regionale di iscritti di 950 allievi per autonomia scolastica. Chiederemo ovviamente un maggior sforzo alle città più grandi per tutelare le maggiori difficoltà dei territori montani o collinari. E poi viene rimodulata e rivista del tutto la norma sulle scuole dell'infanzia, in particolare se è vero che il mondo delle paritarie deve concorrere al dibattito, all'elaborazione del piano, sparisce però quella richiesta di parere sostanzialmente vincolante per aprire nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale, su cui tanto si è discusso la scorsa estate. Una delibera che rivede il rialzo, il numero minimo degli studenti, degli allievi per l'autonomia scolastica, come chiesto d'altra parte a livello nazionale, da 910, che è la situazione attuale, a 950. Quindi temiamo soprattutto per l'autonomia scolastica nelle aree marginali, nelle aree montane, che hanno ovviamente bisogno di combattere la dispersione scolastica ed affrontare appunto anche la questione del ripopolamento delle aree marginali, mantenendo aperte le scuole ed evitando appunto le classi, le pluriclasse. Quindi una delibera su cui ovviamente si poteva fare qualcosa di più, ma riteniamo comunque che sia necessario approvarla entro il 31 dicembre 2014, in quanto siamo già in ritardo perché l'anno scolastico è già iniziato. La prima commissione bilancio ha intensificato la sua attività per l'inizio dell'esame dell'assestamento e del documento di programmazione economico-finanziaria 2015-2017. Nel corso delle sedute si sono approfondite in particolare le materie relative a politiche sociali, trasporti, diritto allo studio e istruzione.